un'annata che ha, diciamo, un preludio particolarmente favorevole. Credo che questo sia il frutto di un ottimo lavoro che abbiamo fatto sulla ricerca del coach in primis e sull'allestimento della nuova squadra, che ha dei cardini oggettivamente di peso e che credo che in campo faranno la differenza durante la stagione, spero. L'obiettivo che ci poniamo, noi abbiamo una casa oggigiorno che è il Palasport Benedetti, che è una casa con una capienza massima di 600 persone. Quindi è chiaro che se riuscissimo a raggiungere almeno i 200 abbonamenti sarebbe già un ottimo successo, in chiave comunque di crescita quando avremo il Carnera e quando questo numero potrà consolidarsi ulteriormente. Abbiamo solo 5 anni di vita e quindi è giusto anche che la fiducia la si conquisti piano piano. L'altro giorno l'assessore Basana ha rassicurato tutti sul lavoro, sui lavori al Carnera. Lei ha avuto qualche aggiornamento in merito a questo? Francamente no, sono rientrato ieri, quindi ancora non ho, però insomma la Basana fino ad oggi ha sempre rispettato le parole date, cerchiamo di strappargli una parola per i prossimi playoff. A me hanno sempre detto che la squadra all'inizio non si vede, che l'ossatura della squadra si fa più avanti, ma io non ci ho mai creduto, francamente. Io credo che le prime avvisaglie si debbano vedere, non dico da questo sabato che magari è un po' prematuro, però già dal Friuli Doc, dal torneo del Friuli Doc, io credo che la squadra debba cominciare a vedersi o perlomeno a intravedersi. Adesso i ragazzi sono carichi di lavoro, anche perché Lardo è uno che insomma pesta pesante, però insomma hanno delle ottime individualità, per cui vediamoli, ho molta curiosità anch'io, ma credo che la squadra si vedrà già dai primi di settembre.